Sì, certo. Scusate, una breve introduzione anche sul... Anche se il mio collega Pogato Leone se l'era dimenticato, ci siamo anche noi del Club dei Dirigenti delle Tecnologie dell'Informazione che oltretutto hanno concorso ad organizzarla. Vi racconto subito perché incontrando l'avvocato De Feo un anno fa rimproverai l'avvocato De Feo del collega dell'avvocato Leone che era socio del club però si faceva vedere poco e quindi lo sfidai a trovare un modo per creare una collaborazione più spinta. Dopo un po' ci siamo rivisti, io sono andato all'incontro con l'ingegner Dori che è responsabile del gruppo della privacy nell'ambito del club dei dirigenti e abbiamo convenuto di mettere in piedi questa iniziativa. Perché, e qui l'ha detto il professor Gambino all'inizio, mai come in una situazione di questo tipo la combinazione di competenze è fondamentale. Qui nessuno può risolvere questa situazione da solo. Allora, io come prima cosa vi farei una raccomandazione di prendere i vostri cellulari, di metterli sul tavolo e di staccare le batterie. Questo, qualche tempo fa, stavo vedendo un film, Il potere dei soldi, c'era Harrison Ford, magnate di una grande impresa di tecnologia americana, che cerca di soffiare ad un altro dei segreti. E lui, ben consapevole di questo, impone a tutti i partecipanti all'incontro di mettere i telefoni sul tavolo e di staccare le batterie. E poi aggiunge, sapete, la privacy non esiste. E probabilmente questa potrebbe essere intesa come una provocazione filmica, ma io non sono così convinto che questa sia un'affermazione campata in aria. Come voi sapete, c'è una deriva di tipo ingegneristico, tutti i sistemi sono ad entropia crescente e noi siamo condannati sistematicamente a creare delle isole di ordine in un disordine che è ineludibile. E mai come in questa circostanza noi ci troviamo di fronte ad una situazione che ci pone di fronte ad una tematica di questo tipo. I problemi complessi si risolvono con soluzioni non semplici, come qualcuno qualche volta vuol far credere, sia esso appartenente al mondo dell'offerta, sia esso appartenente al mondo della domanda. Questo lo voglio sottolineare perché noi abbiamo fatto questo club noi. Questo club nasce nel 1988 e oggi conta più di 500 soci, che sono tutte persone che appartengono o al mondo privato o al mondo pubblico, manager, professionisti o imprenditori, che hanno deciso di mettersi insieme certamente per scambiarsi una quantità di informazioni, di notizie, di conoscersi, di fare anche rete, di fare anche affari, ci mancherebbe, ma che nello stesso tempo cercano anche di riflettere su delle tematiche complesse, mettendo a disposizione dei sistemi di competenze, credo, abbastanza ricchi. E quindi il club vuole essere un soggetto in questo tipo di riflessione e non a caso ha contribuito a crearla questa iniziativa ed è questa quindi la ragione che ci porta a sostenerla, ma anche eventualmente a fare tutto ciò che sarà necessario per arrivare a correggere delle storture che sono clamorose. Io poi chiudo perché questi tavoli sono favolosi perché tendono, vedendo un uditorio così ampio, ad allungarsi, invece addirittura non vorrei farne neanche parlare, quindi adesso sono già oltre. No, ci mancherebbe, assolutamente. Una bellissima riflessione e chiudo. Me lo suggeriva un collega che in questo momento, oltretutto, dottor Ciuffa, sta facendo proprio delle attività formative in questo ambito con la sua azienda. Dice, ma Massimo, hai visto che hanno ritirato la pubblicità della Conad? Scusate, non so se sono autorizzato a dirlo, no? Credo che sia, ve ne siate accorti tutti, perché era una pubblicità molto particolare. Si vede una bambina che piange. Poi dall'altra parte si vede in uno scaffale di un supermercato un peluche. Immediatamente dopo
la grande sensibilità del marketing che cosa fa? Lega i due eventi e fa vedere quanto è brava la società di distribuzione alimentare, perché avendo colto questo problema che si era creato all'interno di una famiglia, fa vedere che riprende il filmato, da quello risale ai dati della mamma che ha nella sua pancia, quindi ma nella pancia della GDO, e trasforma una palese violazione di quello che dovrebbe essere un diritto alla privacy in un momento talmente bello perché ha ridato il sorriso ad una bambina. Allora siamoci anche attenti a questi messaggi subliminali, perché in qualche misura quella che è una grave violazione rischia di trasformarsi in un elemento positivo, mentre dovrebbe essere considerato da tutti noi un elemento di assoluta negatività, come d'altronde ci hanno abituato gli OTT, Facebook piuttosto che Google, no? Sappiamo tutti che oramai da questo punto di vista noi siamo impotenti di fronte a qualunque violazione venga commessa da queste grandi realtà che sono potenti più degli stati, e probabilmente non ci saranno difese, a meno che adesso poi speriamo che il dottor Caselli mi smentisca da questo punto di vista e mi renda anche più tranquillo. Bene, io vi ringrazio per aver anche a nome del club aderito a questo incontro così numerosi. Questo ci conforta che questa iniziativa, che è combinata, che quindi è complementare, sia probabilmente la strada giusta per affrontare dei temi di questa complessità. Grazie.